un po' di rammarico al termine di questo match. Le vostre aspettative erano ben altre, essendo terze in graduatoria generale contro il quintultimo posto delle avversarie. È mancato sicuramente qualcosa in fase di impostazione, quindi di soluzioni d'attacco, ma anche in fase ricettiva. Allora, sapevamo che questo era un campo difficile, è tutta la settimana che ci lavoriamo, abbiamo subito parecchio la battuta, quindi non siamo riusciti a ricevere per bene e quindi a svolgere il gioco veloce in attacco, quindi il palleggio era sempre staccato, di conseguenza tutto il gioco è stato rallentato dalla ricezione perché le loro battute erano buone. Anche la tua azione difensiva ne ha risentito, gioco forza, abbiamo visto che non hai potuto spingere al massimo i tuoi colpi d'attacco. Assolutamente sì. Tutte comunque abbiamo fatto meno di quello che sappiamo fare proprio perché questa battuta ci ha messo in crisi e non siamo riusciti a svolgere il nostro gioco, è un gioco veloce. Ecco, voi vi basate sulla velocità del gioco, quindi al centro? Sì, al centro e comunque anche alle bande è spinto il pallone. Ovviamente non venendo a ricezione, ricevendo sui tiri in metri, il palleggiatore ha fatto più fatica perché comunque in bagger insomma la palla arriva in maniera differente. Ecco. Vi aspettavate questa resurrezione della Ternana Volley? Sapevamo già l'anno scorso, siamo venuti qui, comunque è un campo difficile a prescindere, a maggior ragione quest'anno comunque sono rinforzate, ce l'aspettavamo però pensavamo di reagire in maniera differente. Ecco, l'innesto della Pamice e le battute della Scarpa hanno marcato un po' la differenza quest'oggi. Sì, ribadisco il fatto che la battuta è quella che ci ha messo più in crisi. È stata l'eziologia di una sconfitta, la possiamo dire? Assolutamente sì. Una partita difficile, come abbiamo già abbondantemente detto, sia in cronache che nelle interviste di rito. Potevate senz'altro fare meglio. Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile su un campo altrettanto difficile. Loro sono partite forti, noi abbiamo cercato di tenere, però comunque abbiamo sofferto tanto ricezione. Come sì, ricezione tantissimo, abbiamo notato questo nelle mora delle cronaca. Siamo poi riusciti a costruire, comunque avevamo palla scontata, di là comunque sono dei giocatori importanti anche a muro e di conseguenza tutto si è complicato. Ecco, a proposito della situazione muraria, chiamiamola così, avete sofferto molto il muro della Favoriti, che è una volpona in questo senso. Sapevamo che tutte e due centrali sono dei buoni centrali, comunque alti, quindi su palla scontata sapevamo di durare fatica, ecco, dovevamo giocare in maniera diversa ma la loro battuta non ce l'ha permesso. Ecco, quali sono le vostre aspettative? Domanda d'obbligo in considerazione del fatto che stanno, c'è la sosta natalizia e poi si riprenderà il 10 gennaio. Quali sono le aspettative in ordine al vostro campionato? Di fare il meglio possibile. Di conseguenza non ci poniamo degli obiettivi precisi, lavoriamo, continuiamo a lavorare anche nella sosta perché ci attende Cecina, quindi un altro scontro difficile e per rimanere nelle parti alte della classifica, quindi diciamo che non ci poniamo obiettivi ma cerchiamo di fare meglio che si può. Che cosa dice la direzione tecnica in ordine a questo incontro? Una summa di questo incontro. Velocissima, la Ternana è una buonissima squadra, è partita con obiettivi importanti, era in una posizione di classifica un po' strana per non so per quale motivo. Stasera ha giocato perfettamente contro di noi, ha battuto alla morte, non ci ha fatto giocare veloci, ci ha fatto giocare sempre palla alta e noi non abbiamo grandi attaccanti. Ecco, la preferenza è il gioco veloce, è una, per quanto vi riguarda. È una delle nostre chiavi, se non riusciamo a giocare veloce facciamo fatica. Loro hanno battuto benissimo per due set, poi hanno calato un po' la battuta, noi siamo rientrati. Avendo vinto il terzo parziale per poi giocarvi tutto nel quarto. Sì, e lì abbiamo fatto troppi errori, siamo arrivati un po' scarichi, ma lì a mio avviso potevamo fare meglio. I primi due era difficile perché battevano alla morte, con palla staccata noi facciamo fatica, hanno giocato tatticamente in maniera perfetta contro di noi. Quindi entrate in impasse nel momento in cui la battuta vi mette in difficoltà, diciamocela tutta. No, quando non possiamo esprimere le nostre potenzialità sulla palla rapida, sulla palla alta siamo giocatori normali, abbiamo giocatori normali. Se non riusciamo a giocare veloce facciamo fatica. La Ternana è un'ottima squadra, ragazzi, qui ci sta di perdere. Peccato perché il quarto set con un pochino più d'attenzione potevamo portarla a casa. Il resto è noia, come diceva qualcuno. Una grande protagonista, Belli, bella veramente sia a vedere sia come gioco che hai fatto questa sera. Grazie, siamo molto soddisfatte, ci siamo impegnate al massimo e niente, siamo felici, ci siamo fatti un bel regalo di Natale, diciamo, ecco. Abbiamo cancellato la sconfitta di sabato scorso contro una grande del girone. Sì,
diciamo, semi cancellata, perché comunque sia dobbiamo portarci dietro il ricordo per esaminare quello che è stato sbagliato fondamentalmente. E adesso niente, ripartiremo sempre meglio, speriamo. Grandissima in attacco, in particolare la seconda linea. Una tiratina d'orecchio nelle battute, che vogliamo fare? Purtroppo 5 errori. Troppi. Purtroppo ancora è un fondamentale che ancora non sono del tutto sicura. Un primo set un po' hai scaldato il motore, poi dopo hai preso tutto il possibile. Brava. Grazie, grazie. Allora, abbiamo fatto una gran partita, soprattutto a livello di difesa, che è quello che ci mancava nelle partite precedenti. La società con l'allenatore ci hanno chiesto di dare il massimo e noi lo abbiamo fatto, vincendo con la, come hai detto te, con la terza in classifica. Speriamo che sia di buon auspicio per le prossime partite e allora buon Natale. Sì, buon Natale, però aspetta un attimo, al rientro che vogliamo fare? Dobbiamo contro la capolista? Adesso faremo del tutto per allenarci bene e affrontarla nel migliore dei modi, provando a vincere ovviamente. Senti Alessandra, Alessandra Favoriti, grandissima, questa sera a 23 punti. Il gran capitano, è fortissimo, sta fortissimo a muro, ha preso tutto, sono contentissima perché se lo merita. E a parte ce lo meritiamo tutte, però in primis lei che è un gran capitano. È una trascinatrice. Sì. Senti, mentre invece qualche problemino ancora per gli spazi tra te e la Pamice. Il problema è che la Pamice è arrivata, l'ho detto nel mio commento, da pochissimo tempo, dunque dobbiamo ancora organizzarci sulle competenze. Forse io esagero un po' troppo, dovrei forse anche lasciargli un po' più di campo, però vabbè, stiamo lavorando per quello. Vuoi ricevere due allora? Sì, magari. Una bellissima e grandissima vittoria della tua squadra. Beh sì, diciamo che l'aspettavamo veramente questa vittoria, perché venivamo da partite non giocate, diciamo, al nostro meglio. Quindi oggi le ragazze erano cariche proprio al massimo, erano determinate e avevano fatto anche un buon lavoro durante la settimana, ci speravamo, però sapevamo anche che la squadra avversaria, terza in classifica, comunque con giocatrici e attaccanti forti, ci avrebbe messo veramente in difficoltà. Per fortuna le ragazze invece hanno reagito nel modo giusto, con lucidità, perché hanno messo in pratica anche quelle che erano, diciamo, le indicazioni tattiche, hanno fatto una buona partita da ogni punto di vista. Un'ottima partita, un qualche problemino ancora in ricezione, però ho già detto nel mio commento, l'arrivo della nuova, della Pamice, ancora non ha trovato la giusta posizione in campo, devi lavorare durante questo periodo. Sì, Sania viene da un periodo di poco allenamento, quindi deve recuperare anche un pochino dal punto di vista fisico, quindi ancora, diciamo, deve trovare la sua continuità, un po' in tutti i fondamentali. E poi sicuramente ancora non c'è l'affiatamento, l'automatismo con il resto della squadra, però già oggi, a differenza delle squadre delle partite precedenti, ha assicurato comunque una maggiore continuità e si è visto già il risultato. Poi Sania comunque è una ragazza di grandi potenzialità, io spero che veramente possa dare sempre più un contributo importante alla nostra squadra. Guardiamo al futuro, rientra dopo il periodo natalizio, si va in trasferta dalla prima della classe. Sì, sì, sappiamo che quella è una partita sulla carta proibitiva forse per noi, però io sono fiducioso perché la nostra squadra ha delle ragazze, anche non solo le ragazze esperte ma anche giovani, come appunto Valeria Belli e la stessa Sania, che sono sicuramente in crescita. Le altre ragazze sappiamo il valore che hanno, perché sono ragazze di alto livello. Io penso che se noi troviamo veramente il nostro equilibrio, la nostra continuità, possiamo giocare anche contro il Castelfranco e mettere in difficoltà la prima.